Che cosa sta succedendo, direttore? Ma secondo me abbiamo perso un po' la strada iniziale. Ne abbiamo parlato anche col mister, giustamente, perché poi i responsabili siamo sempre chi va in campo, l'allenatore e anche io che ho fatto la squadra insieme alla società. Siamo in un momento di difficoltà, lo si vede, lo si evince, è inutile nasconderci, e questo è un momento complicato, bisogna ricompattarci, tornare a essere quelli che eravamo all'inizio dell'anno, perché non ci dimentichiamo che questa squadra comunque ha fatto 35 punti, forse qualcuno se l'aspettava, qualcun altro non se l'aspettava. Ecco, Delli Carri, la cosa che preoccupa, perché sta succedendo spesso, errore individuale associato a una certa fragilità difensiva. Ma no, ma io non parlerei di fragilità difensiva, io parlerei più che altro di un'impostazione che oggi qualsiasi palla casca dentro l'area molto probabilmente prendiamo gol. Bisogna ricompattarsi anche in quello, fare maggiore attenzione, ma prima di tutto ricompattare la squadra, che è la cosa più importante. Anche perché forse quella squadra sbarazzina, quella squadra che corre, che va in pressione, si è un po' persa, ma forse anche prima di Catanzaro. Ma no, ma al di là di forse anche prima di Catanzaro, abbiamo perso quello spirito iniziale, quella spensieratezza molto probabilmente dettato da qualche pressione che qualcuno l'ha subita un po' di più, qualcuno l'ha subita un po' di meno, però fondamentalmente esistono i momenti difficili, vanno affrontati. Io, prima di una domanda da studio, chiedo se questo momento non positivo delle ultime settimane accelera qualche operazione di mercato. No, ma al mercato non pensiamo in questo momento, solo numericamente avevamo fatto riferimento a un giocatore dietro, esclusivamente numerico, perché dopo l'arrivo di Messi che siete fermi. Siamo fermi, aspettiamo queste tre partite e poi valuteremo. L'ultima proprio da parte mia, espulso Kraja, poi il problema è Palmiero. Intanto, se ci può dire come sta Luca Palmiero, se è preoccupante la situazione in chiave Monopoli. Dobbiamo aspettare un po' gli esiti domani, vediamo un po'. 24 ore, anche, ma sembrerebbe il ginocchio un collaterale, ma vediamo un attimo, dobbiamo aspettare. Allora, domanda per il direttore sportivo Daniele Delli Carri, una domanda e poi deve salutarci. Che sarà rivolta da Fabio Ferraresi. No, io direttore, ciao Daniele, ti saluto, comunque faccio i complimenti, come ho sempre detto, per questo inizio di stagione. Dicevamo spesso con Massimo che secondo me queste due partite sono figlie della sconfitta col Catanzaro, e il Pescara comunque sta ancora subendo un po' il contraccolpo psicologico. Non so se tu, che hai giocato una vita ad altissimi livelli, sei d'accordo con quello che abbiamo detto in queste due settimane io e Massimo. Il contraccolpo, Fabio, ti dico, il contraccolpo psicologico lo puoi aver subito sul fatto di aver preso gol su calcio piazzato con il Catanzaro, gol su calcio piazzato a Francavilla, oggi idem il primo gol. Sì, quello può essere un contraccolpo vero, però poi fondamentalmente ci abbiamo giocatori anche importanti che sanno reagire a queste situazioni, che dovranno reagire. Arrabbiato con chi, e chiudiamo Delli Carri? No, ma non sono arrabbiato con nessuno, sono dispiaciuto perché voglio che la squadra ritorni a condurre la via giusta.